siamo a Sanremo. In diretta qui da Sanremo a Radio Bruno abbiamo Annalisa, benvenuta. Grazie mille. Seconda partecipazione a Sanremo. Differenze, emozione che aumenta, com'è? Sì, emozione che aumenta, forse proprio perché sono un po' più grande, un po' più consapevole e sono anche più emozionata. Martedì ero veramente tesissima perché ci tengo molto, so che sto facendo una cosa importantissima. Il tuo pezzo è meraviglioso, richiestissimo dai nostri ascoltatori da subito. Bene, sono contentissima. E Checco ti ha chiamato, ti ha detto qualcosa? Ma Checco, siamo in contatto quotidiano, addirittura è venuto qua a Sanremo, è qua che gira e quindi ieri ci siamo visti per pranzo, era contentissimo. Quindi dell'esibizione non ti ha dato... Tu ti sei rivista? Guarda, io ho visto dei pezzettini, sì, sono contenta, devo dirti, perché si vede che sono molto molto emozionata, però la canzone è andata bene, l'esibizione secondo me, quell'emozione lì è diventata qualcosa di bello sul palcoscenico, quindi sono soddisfatta e se andiamo avanti così va bene, magari possiamo sicuramente anche migliorare. Sei passata, quindi accedi con tranquillità a sabato, l'esibizione di sabato, senza con la fase. Tranquillità, con calma. Con calma. Accedo, poi vediamo cosa succede. Parliamo allora delle cover. Sì. Hai scelto una canzone del tuo anno di nascita, una canzone bellissima dei Mattia Bazar. Sì, infatti, io appunto canterò Ti Sento e... per vari motivi, il principale è che è una canzone appunto che mi piace tantissimo, molto bella, e poi volevo una canzone che veramente sapessero tutti, una scelta popolare, ma non per questo scontata, perché Ti Sento una canzone che si può dire tutto, ma sicuramente non scontata, e poi sì, è anche dell'85, giustamente io compio 30 anni quest'anno, e perché non ricordarcelo così? Così. Anche così. Cantando. Sì. Che è una meraviglia. Vogliamo parlare dell'album? L'abbiamo sì, qui. Sì, parliamone, guarda che bello. Splende. Splende. In tutti i sensi, sì, dal esatto. Titolo e non solo. Sì, guarda, è un disco dentro il quale c'è veramente tanto lavoro. È un lavoro lungo che dura da quasi 2 anni a questa parte e quindi vederlo concretizzato in un oggetto così anche piccolo se vogliamo fa sempre impressione ed è una grandissima gioia. Dentro ci sono 10 canzoni e più Ti Sento perché a grande richiesta e insomma ci è piaciuta tanto e alla fine l'abbiamo inserita. Dentro c'è Una Finestra Tra le Stelle ovviamente e anche le canzoni quelle che sono uscite prima, cioè Sento Solo il Presente e L'Ultimo Addio. È un disco a cui tengo moltissimo, ci sono dentro proprio io, sono molto presente come autrice insieme ad altri autori, quindi molta soddisfazione davvero. Prima di salutarci, il messaggio più bello che hai ricevuto dopo l'esibizione, il momento più bello che hai vissuto fino adesso? Ma guarda, il momento più bello di sicuro è quando sono scesa dal palco e ho guardato il telefono e c'erano tantissimi messaggi di tutti i miei amici, delle persone a cui voglio bene, vicine, lontane, che vedo spesso, meno spesso, e mi hanno veramente riempito il cuore, davvero. Grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi. Un saluto agli amici di Radio Bruno. Un saluto veramente di cuore agli amici di Radio Bruno. Muah!